Un Natale all'insegna della cultura nei musei della capitale. Allora, insieme a Donatella Anzovini andiamo a scoprire quali sono state le mete più visitate in questi giorni di festa. È una festività di Santo Stefano molto speciale, quella al Museo Bilotti all'Arancera di Villa Borghese. Nella sala più bella, quella che custodisce i dipinti di De Chirico che vanno dagli archeologi ai mobili nella stanza ai guerrieri antichi, il Roma 3 Orchestra Ensemble esegue una delle composizioni più discusse ed enigmatiche di Wolfgang Amadeus Mozart, il quartetto per archi in do maggiore, detto Le Dissonanze. Le 22 battute dell'adagio introduttivo, racconta il critico musicale Sandro Cappelletto, hanno fatto versare fiumi d'inchiostro ai musicologi e ai compositori degli ultimi due secoli. La Notte delle Dissonanze è una delle iniziative proposte per le festività natalizie dai musei in comune di Roma. Eventi tutti a ingresso gratuito che spaziano dalla musica jazz all'opera, al teatro, alla grande letteratura. Non ero a conoscenza di questo museo e appena ho visto le iniziative, ho visto che c'era questo concerto, ho detto un'occasione per conoscerlo. Bellissima iniziativa, letta stamattina e di corsa ha raggiunto questo museo, che è una chicca, questo museo Bilotti.